Zombie Apocalypse. Benvenuti sul tavolo da biliardo di Marco Martin. In edizione del gioco Alster King. Marco Tra King. Alla 8 va bene, prendi, va bene facile perché bisogna prendere un po' la mano, arena. Casuale. Come fanno va bene? Vai. Ah, ciao Henry! Henry! Che va! Molto simpatico! Vincere, assolutamente, assolutamente bisogna vincere, ragazzi. Avevo già presentato Pure Pool, eh? Ah, ce l'avevo, perché c'è lì. Allora. Questo è diverso. La mira è calibrata diversamente. Ok. Un tiro del merda. Vabbè. Ah. Vediamo, questa qui butta dentro sicuramente 7 biglie. Allora, vediamo un attimo. Ah, eccolo qui. Ok, perfetto. Allora, rispetto a Pure Pool abbiamo una cosa un po' diversa. Ok. Wow. Allora qui si può schiacciare con la X e poi si fa il tiro, invece in Pure Pool no, non era così. Se non avete bene la visuale, con R1 abbiamo una visuale, vedete, poi aumentando un po' vi fa praticamente vedere col cerchio, invece fa piccoli spostamenti, vedete? Diciamo che io ho preso le piene e le piene sono, non sono proprio facili. Ok, potrei andare di qua, eh? Vedi, col cerchio va un po' di fino. Tira. Sei seria? Avete visto dove si è fermata la palla? E cosa tiro qua io? Non ho questa però, eh? Vediamo di cerchio, fine. Perfetto, blu. Allora, mentre il Alster King, bella, ha una visuale diversa, anche se sembra un gioco identico. In Pure Pool, scusate, io invece in Alster King preferisco usare questa visuale. Sempre qui comunque siamo, eh? Vediamo se riesco a fare una cosa fichissima. Dragonor. No, dai, hai imbucato quell'altra per prima, che sfortuna. Vediamo lei cosa fa. Oh, precisione 77, questa qua vince. Io ve lo dico ragazzi, questa vince. Questa me le butta dentro tutte una dietro l'altra. Ci stiamo, ha sbagliato, ma è più uno sbaglio finto. Diciamo che sono uscito un po'. Non ce la faccio vedere bene. Il problema di questa.
bella, è che sponda, staccata sponda, quindi ragazzi dovete giocare un po', tutti prendo l'angolo e chiaramente guardate qui dove potevi toccare dentro, no, eh? Mai una gioia. Vabbè, era difficile, eh? Però che si poteva fare. Grande. Questo biliardo lo potete scaricare tranquillamente perché è sullo store gratuito. Invece Purple mi sembra di no, di ricordare, però non ne ho idea. Se non ricordo male, questo gioco prima si pagava, poi l'hanno messo free play, però no, vorrei dire una stupidaggine, però adesso lo trovate lì free play ed è molto bello giocare con gli amici perché comunque è rilassante, no? Guarda che tiro ho fatto, mia cara, tac, e il vincitore è Marco Drum Games, ben 12 o 14 punti, 15 punti, bella lì ragazzi. Vabbè, troviamo il replay, va. Va bene ragazzi, è una partitella tanto per farvi vedere il gioco, seguiranno nuovi video, nuovi giochi, anche sul biliardo perché a me piace un sacco. Comunque questo qui vedete che è un free to play, perché ha le monete che si possono comprare con i soldi reali, queste qui, negozi online, no? Però chiaramente, va bene ragazzi, tra l'altro poi ci sono anche i replay tiri, fammi vedere un attimo, no, non nessun replay tiro, vabbè, non so cosa si possa fare del replay. Ciao ragazzi, al prossimo video, seguitemi, canale, Facebook, Twitter, Twitch, poi cos'è che c'è, YouTube, Instagram, Twitter, l'ho già detto, vabbè, quello che è, seguitemi ragazzi se vi piacciono i miei video, ciao a tutti!